presa e un match. Sì. Certo, vorrei tanto che potesse finire, perché dopo quello che ha sostenuto, quello che ha sofferto, sì, per arrivare, quello che dicevo, ecco, il premio migliore sarà per lui quello di finire in piedi questo combattimento. Spero che anche Bienias non ne abbia più, O che comunque si accontenti. Sì, può darsi che sia così. No. Anche Puggi e Polacco è stanco, stanchissimo, e lo vediamo dalla precisione relativa di molti suoi colpi. No, Bienias continua a portare i suoi colpi. Sì, ma con meno sprint e meno precisione, ovviamente. Certamente, sì. La serie di Bienias. Non arriva a segno in maniera meno male completa. Che Sven tiene sulle braccia adesso e cerca di non prendere i colpi, soprattutto. Replica, perché deve portare anche lui qualche colpo, ma... soprattutto sulle mani. Sono quasi riflessi condizionati, ma la generosità di Paris è incredibile. È veramente stoica. Perché non vuoi l'asciugamano qui? L'hanno tirato. Basta, finalmente. Dai, ragazzi, finalmente. No, mi dispiace, Mario. Patrizio Oliva, che ha fatto il pugilato, queste cose dovrebbe evitarle ai suoi atleti. Mi dispiace doverlo dire in ma si sente male, l'hanno fatto pigliare tanti di quei colpi che se li porta tutta la vita. Ma speravano che mettesse contro l'avversario, perché è dalla settima ripresa che l'incontro è finito. Guarda, questo fa i balletti ancora. Non lo so. Attenzione, arrivano bottiglie piene d'acqua. Ullala. Attenzione. Quando Sven non si alzò prima della decima ripresa. Questa sera è stata veramente dura. No, questa volta ha fatto vedere veramente il pugilato. Doveva essere finito. Ha fatto vedere il pugilato. Ma scusa, cosa che Paris non ha fatto vedere, purtroppo. Ma speriamo adesso che Paris, che si riprenderà il prima possibile, per farci rivedere un Paris come speriamo. Approfitto di Michele Di Rocco qui per dirvi che fra poco andrà in onda il tuo incontro che hai sostenuto poco fa. Benissimo. Non diciamo com'è andata, però insomma. Benissimo. Allora io dico a tutti i telespettatori, il prossimo incontro che si farà sarà contro questo ragazzo qui, Polacco Bienias, per il giro intercontinentale in ottobre. Benissimo. Vi aspetto a tutti. Benissimo, grazie Michele, è stato un'anteprima. Vediamo, Puggi è pericoloso. Io lo scriverei con accuratezza questo qui, però. Attendiamo il verdetto. Verdetto per getto della spugna nella dodicesima ripresa. Vittoria allora per getto della spugna di Christoph Bienias, che si conferma così campione intercontinentale WBO dei pesi welter. Ma come detto, al di là della sigla, al di là del nome del titolo, quello che è stato importante questa sera è vedere la grande livello di questo incontro, al di là della sigla, ripeto. Un incontro che ha messo in mostra un grande Christoph Bienias, che come abbiamo sentito sarà sfidato da Michele Di Rocco, e un eccessivamente generoso Sven Paris. Lui è generoso e lo è, ma doveva essere fermato prima. Paris non ragionava più. Ed ora viene fatto adagiare su una barella, credo. Sì, certamente. Non si muove neanche bene Sven. Ma lo vediamo. Certamente.
non è un bello spettacolo, non è quello che avremmo questo. Voluto vedere, ecco. Possiamo staccare Crisabile per piacere, mettiamo, grazie, sì. Non è quello che avremmo voluto vedere, questo sicuramente. Va bene, termina qui questo incontro di Paris. Amici, un breve stacco pubblicitario, poi vedremo Michele Di Rocco impegnato contro Attila Molnar.